Salve a tutti, io sono Gianmario Anselmi, eh, ho insegnato letteratura italiana all'Università di Bologna e vi parlerò di un autore straordinario del nostro Novecento, conosciuto certamente ma forse per i più giovani non così conosciuto come per la mia generazione e altre generazioni, e cioè il grandissimo Pierpaolo Pasolini. Forse vi dirà qualcosa perché i suoi film ogni tanto arrivano in televisione, è stato intervistato spesso e quindi delle sue interviste vengono riprese, sono riportate anche sui social a volte. Le sue prese di posizioni di cui parleremo, molto polemiche, molto coraggiose per i suoi tempi, sono state ancora riprese, citate, quindi può anche darsi che questo nome vi dica molto di più di quanto io possa immaginare, nonostante voi siate, siate molto giovani. Paolo Pasolini è vissuto a cavallo del Novecento, nella prima metà del Novecento e un po' dopo, tra il 1922 e il 1975. È nato a Bologna un po' per caso, quindi ne parliamo volentieri perché è di fatto un bolognese, perché suo padre si spostava molto da una città all'altra d'Italia per motivi di lavoro. È nato a Bologna. E a Bologna tornerà poi, dopo un'infanzia trascorsa, un'infanzia e un'adolescenza molto importante per lui, trascorso in Friuli, eh, verrà a Bologna a, eh, a fare il liceo Galvani e a poi studiare all'università alla facoltà di lettere. Poi, dopo questa fase, si recherà a Roma dove lavorerà eh, come supplente di materie letterarie negli istituti tecnici e nei licei e poi via via affermandosi come scrittore e poeta, lavorerà eh, nel cinema e si affermerà in molti campi di cui appunto parleremo. Quindi è come se noi potessimo dire nella biografia di Pasolini alcuni punti fondamentali. È un grande personaggio che vive tra gli anni 20 e gli anni 70 del Novecento muore tragicamente cinquantenne eh, e eh, è testimone di un'epoca molto importante della storia italiana, che va dall'epoca fascista, in un certo senso, di un'Italia agricola, anche arretrata, eh, che conosceva una scarsa industrializzazione, e poi assiste nella maturità della sua vita a una trasformazione radicale dell'Italia. L'Italia, che era una, basata su una civiltà contadina, arcaica, religiosa, si trasforma rapidamente in una società di consumi nella società industriale che poi tutti abbiamo conosciuto dagli anni 70, 80 e 900 fino ai nostri giorni. Pasolini è quindi stato testimone, interprete di questa Italia che si andava modificando, e questo è stato un elemento molto importante per capire anche le sue opere. Di molti di molto, molto tipi che egli ha scritto, composto, su cui ha lavorato e che hanno fatto un po' uno dei grandi interpreti della realtà della storia italiana e ancora oggi attualissimo, come vedremo per alcuni aspetti. Quindi, ricapitolando, tre tappe fondamentali: Bologna, il Friuli. Lui scrive le sue opere giovanili, sono delle poesie bellissime in dialetto friulano che furono subito notate da grandi poeti come Montale e altri che lo resero già famoso fin da giovane. Poi dopo, dopo il Friuli, il Roma, eh, la laurea a Bologna e poi Roma, che è stata la città dove, dove lui ha concluso il suo ciclo di vita, ma viaggiando anche molto, per lui fu un grande viaggiatore, con una grande curiosità, anche questo lo rende attuale, andò in luoghi dove allora non era non turistici, tra virgolette, è andato in India, è andato in molti paesi dell'Africa, ha girato in posti anche degradati, pur di vedere come erano le realtà di paesi sottosviluppati di allora per i cui diritti lui si batteva profondamente. Ma voi mi direte, va bene, ma Pierpaolo Pasolini perché lo studiamo in questo contesto? Perché se ne parla? Innanzitutto è stato un grandissimo poeta, vi ho fatto riferimento alle poesie friulane della, della giovinezza, ma la sua anima, anche se ha fatto, come vedremo, tantissime altre cose, rimane profondamente legata alla poesia. È stato uno studioso importante della letteratura italiana, lui si è laureato in letteratura italiana con una tesi su Pascoli, ma per esempio lui ha avuto sempre una grande passione per Dante, di cui è stato un grande interprete, tant'è vero che la struttura metrica della Divina Commedia, che è fondata su terzine, viene ripresa quasi per la prima volta da Pasolini nel Novecento nella sua opera poetica più famosa Le ceneri di Gramsci. Quindi un lettore così attento di Dante che non solo ama Dante per la sua poeticità straordinaria, ma anche per le tecniche del verso di Dante e che sa applicare benissimo. Quindi ha anche uno studioso di letteratura, poeta e studioso di letteratura, non solo di letteratura italiana, ma grande appassionato di, po di altre poesie, di altre letterature, in particolare di quella inglese. Lui ama moltissimo Shelley, eh, ama moltissimo i poeti romantici inglesi. Eh, ama la tradizione poetica delle avanguardie francesi, quindi è proprio un curioso. La curiosità è una delle caratteristiche fondamentali di Pierpaolo Pasolini, cioè guardare un po', leggere di tutto, di più, sperimentare tutto, innanzitutto in poesia. E infatti la, poesia, la sua poesia, già negli anni 50 scrive il suo capolavoro poetico, che sono le ceneri di Gramsci, per l'appunto, si caratterizza subito con una grande novità nel panorama letterario quando Pasolini scrive ci sono già stati dei grandissimi autori che hanno rinnovato la poesia italiana rispetto all'Ottocento e ai primi del Novecento. Due nomi su tutti che probabilmente voi conoscerete sono Montale e Ungaretti, sono stati autori fra di loro molto diversi, ma che hanno profondamente rinnovato ai primi del Novecento la poesia italiana, riconducendola a una sorta di essenzialità del verso, contribuendo a ridefinire le modalità di scrivere poesia. Eh, Pasolini negli anni, tra gli anni 40 e 50, vi ho detto, da un lato parla con nostalgia e malinconia del suo mondo friulano e scrive in dialetto friulano, tanto che è considerato uno dei maggiori poeti dialettali italiani in quella lingua friulana e viene tuttora studiato in Friuli Venezia Giulia come una sorta di classico della loro tradizione, della loro cultura. Poi naturalmente contestualmente si cimenta negli anni della sua giovinezza bolognese da studente di lettere a Bologna e poi a Roma. Nella poesia in italiano ovviamente innova e crea una prima raccolta di versi che rimane subito un classico della letteratura italiana, le ceneri di Gramsci. Le ceneri di Gramsci, perché questo titolo eh, che va chiarito per noi della nostra generazione è abbastanza semplice? Perché è eh, un titolo che gli è stato suggerito dopo aver visitato il cimitero a Roma dove è sepolto uno dei grandi fondatori. Il fondatore del Partito Comunista Italiano è uno dei grandi padri della sinistra. Europea che è Antonio Gramsci, che però si caratterizzò sempre per posizioni poco consone col comunismo tradizionale, con cui Stalinista, che noi abbiamo in mente, Gramsci era un pensatore di ampie vedute che credeva profondamente nella democrazia, nel consenso popolare, pronto ad ascoltare quelle che erano le istanze della gente, diremmo oggi, del popolo. Quindi un comunista sui generis che infatti non era molto amato in Unione Sovietica. Quindi lui si ispira a Gramsci come uno dei suoi grandi modelli. Perché Pasolini era uomo di sinistra, era uomo eh, legato all'idea di progresso, di socialismo. Ma però eh, ha amato di, quel, di quella tendenza politica questo grande pensatore fuori dagli schemi che era stato appunto Antonio Gramsci, che gli aveva spiegato la funzione importante degli intellettuali, il rapporto tra intellettuali e società, la necessità di stare ad ascoltare quello che circolava tra le persone, quindi non in modo dogmatico ma in modo molto attento, attivo. Quindi Pasolini è come se dichiarasse la sua appartenenza con questo titolo. Di fronte alle ceneri di Gramsci lui è come se volesse raccogliere questa eredità di ascolto di una realtà che stava già mutando profondamente. Pasolini fa un'operazione molto simile alle ceneri di Gramsci a quella che a suo tempo, a metà Ottocento, aveva fatto Baudelaire rispetto a Parigi. Baudelaire, che è un autore di cui avete sentito parlare perché ha destato grande scandalo a suo tempo con i fiori del male, Aveva rotto gli schemi della poesia tradizionale secolare europea, ambientando le sue poesie non nei boschetti, nelle selve, nel, in paesaggi un po' particolari, ma nella metropoli di Parigi. La sua poesia è scarna, è, è, è molto scandalosa su certi punti. E racconta di una città, sostanzialmente, della città, e di tutti anche i momenti più degradanti della vita della città. Quindi. Baudelaire è stato il padre, viene considerato un po' il padre della poesia moderna. Nel, in un ambito più piccolo, se volete, meno, eh, in, meno eh, epocale di quello di Baudelaire, però Pasolini fa una cosa simile. Scrive delle poesie che si ispirano nelle parole, nello stile, alla tradizione poetica italiana, ma le ambienta nella città di Roma, soprattutto nella città di Roma, nel suo trasformarsi. E nei suoi luoghi meno ameni, meno caratteristici, meno da cartolina. Cioè, se noi leggiamo le poesie, di, di, adesso vi darò un esempio, di Pasolini, ambientate nel, nelle borgate romane, eh, non, avve, non avvertite nulla di quello che è il cliché turistico di Roma. Tanti, tanti anni dopo, Saviano farà la stessa cosa con Napoli, nel suo famoso romanzo Gomorra, che poi è diventato una famosissima serie televisiva. Eh, che tutti voi immagino avete visto, almeno in alcune parti. Saviano, ispirandosi esplicitamente a Pasolini, ha voluto far vedere il rovescio di Napoli, non mandolino, la pizza, la mozzarella, la musica, la canzoncina, ma ha fatto vedere il degrado, la violenza, la camorra, eh, la, la, la durezza della vita quotidiana, delle periferie di Napoli. Ma questo modello Saviano non l'ha inventato dal niente, l'ha preso direttamente da Pasolini che nel parlare di Roma... Nel parlare di Roma in terza rima, cioè la rima della Divina Commedia, quest'anno siamo nell'anno dantesco, quindi ancora più significativo, però parla di cose molto vicine, di una Roma dove si affannano artigiani, uomini del umili e dove lui stesso si perde contemplando queste singolari borgate che sono al confine tra vecchia società rurale e nuova civiltà urbana. Ma guardiamo un esempio concreto per capirci bene come... Pasolini voleva eh, parlare di questa realtà in questa sua straordinaria raccolta. Vi ripeto, il verso è la terza rima dantesca. Povero come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante e ogni andata, ogni ritorno era un calvario di sudore e di ansie. Lunghe camminate in una calda caligine, lunghi crepuscoli davanti alle carte ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango, muriccioli, case bagnate di calce e senza infissi, con tende per porte. Passavano l'olivaio, lo straccivendolo, venendo da qualche altra borgata con l'impolverata merce che pareva frutto di furto, e una faccia crudele di giovani invecchiati tra i vizi di chi ha una madre dura e affamata rinnovato dal mondo nuovo libero, una vampa, un fiato che non so dire, alla realtà che umile, sporca, confusa e immensa brulicava nella meridionale periferia, dava un senso di serena pietà. Un'anima in me che non era solo mia, una piccola anima in quel mondo sconfinato cresceva, nutrita dall'allegria di chi amava, anche se non riamato e la poesia naturalmente prosegue, è molto lunga, quindi non, non ve la leggo tutta, però già avete capito qualcosa di importante. Intanto l'autore si dichiama povero come un gatto del Colosseo. Questa è l'unica immagine un po' tradizionale, che, che consueta, che, che Pasolini sa. Tutti conosco, sapevano una volta, adesso anche i gatti sono scomparsi dai, dai ruderi di Roma, che Roma era famosa perché nelle antichità romane vivevano un sacco di gatti selvatici. E quindi lui è povero come un gatto del Colosseo, però è bello perché parla del Colosseo non come qualcosa di straordinario, il monumento classico, il grande modello per cui i turisti di tutto il mondo si recano a Roma a vedere il Colosseo, sapete che è il monumento credo più visitato del mondo, il Colosseo, ma semplicemente lo cita come per citare la sua povertà. Lui non è uguale al Colosseo, alla grandezza di Roma, ma è uguale al gatto del Colosseo. Cioè è come un gatto selvatico e abbandonato, povero. E vivevo in una borgata. Borgata è un termine importante per capire Roma. Oggi se andate a Roma non vi rendete più conto, erano le borgate per popolari. Oggi noi diremmo le periferie della città. Periferie che però avevano una loro identità. Non omologata, altro termine che ha inventato Pasolini, non tutta. Non tutti uguali, ogni borgata si differenziava dalle altre, tanto vero che ancora oggi qualche romano di una certa età si ricorda cosa voleva dire vivere nella periferia a La Garbatella, oppure a Tor Di Quinto, oppure a un altro quartiere, no? ognuna aveva un suo significato, però era una borgata. Tutta calce, perché erano palazzi nuovi, non del centro storico. Quindi non sta parlando della Roma che tutti conoscono e resa celebre dal fascismo, no? I grandi, i grandi paesaggi dell'antica Roma del centro storico. No, una Roma degradata e in qualche modo con un'identità poco riconoscibile, perché era tutta calce e polverone. Tenete conto che allora si costruivano rapidamente le città dopo la seconda guerra mondiale, siamo negli anni 50 quando scrive queste poesie e spesso le strade non erano neanche asfaltate, c'era della gran polvere in, que in queste strade. Lontano, attenzione, dalla città e dalla campagna, questa terra di nessuno che erano le periferie delle città di allora, ma anche se voi ci pensate, di molte città del terzo mondo di oggi. La Roma di allora somigliava a una capitale africana di oggi o del Messico, o del Sud America, cioè queste città che crescevano velocemente e neanche c'erano le tubature a posto, le strade erano polverose. Quindi sta inserendo in una poesia in cui lui usa di base il metro di Dante la, la quotidianità della vita di una periferia, di una città, però con eleganza assoluta di versi e di strutture poetiche. In un autobus rantolante, questa è una delle prime poesie in cui un poeta cita la parola autobus, cioè lo usa come parola poetica la parola autobus che era sempre usata come, come parola di linguaggio comune, rantolante, no? ve lo immaginate questi vecchi autobus polverosi eh, no? a diesel che facevano un gran rumore, che s'aggiravano si, si in queste strade polverose. Quindi l'impressione che ci dà è d'estate, un grande caldo, una periferia polverosa, un, un paesaggio che non ha nulla di, di idillico o di eh, pacificante, ma che è in qualche modo molto difficile da reggere. E ogni andata, ogni ritorno era un, un calvario di sudore e di ansie. Questo è bellissimo, eh? Cioè andare e venire in quell'autobus dalla, dal, dalla periferia al centro e viceversa era tutto un sudore, quindi un aspetto fisico, si sudava perché c'era caldo, gli autobus erano affollati, ma di ansie, l'ansia del giovane che non sa ancora cosa la vita gli riserva, vivendo come viveva Pasolini con la madre in un piccolo appartamento nella periferia di Roma. Lunghe camminate in una calda caligine, lunghi crepuscoli davanti alla carta ammucchiata sul tavolo. E poi cita gli artigiani che lui vedeva. Non lui non veniva a contatto con famosi poeti, con illustri personaggi, con l'elite che comandavano nella città. Lui vedeva l'olivaio, cioè quello che vendeva le olive, lo straccivendolo che vendeva gli stracci eh, che venivano da qualche altra borgata. E venivano in questa borgata, e avevano. Erano guardate questa bellissima immagine che eh, da un punto di vista retorico noi dovremmo chiamare ossimoro, cioè quando si mettono in mezzo vicine due parole che hanno significato opposto, cioè giovani invecchiati, giovani che erano già i vecchi, come spesso, come spesso vediamo anche oggi nei documentari i giovani di alcuni paesi che sono tormentati da guerriglie, da fame, da, da ogni tipo di guaio e che hanno questo viso già segnato dalla, dalla fatica, dal dolore. No? Quindi giovani invecchiati. Questa era l'Italia di quegli anni. Eh? Tra i vizi di chi ha una madre dura e affamata. Cioè a casa gli aspetta una madre poco incline alle coccole e all'affettività, molto dura, segnata lei stessa dalla guerra e dal dolore, e affamata, che ha bisogno che qualcuno porti soldi a casa per superare la fame è incredibile stiamo parlando degli anni qua e parliamo dell'italia non parliamo di un paese del terzo mondo però l'italia nelle sue periferie subito dopo la guerra era questo la gente aveva fame e i giovani non dovevano studiare non studiavano andavano subito a lavorare a fare dei lavoretti e anche facevano i piccoli delinquenti a volte per le strade per portare a casa i soldi per una madre dura e affamata però attenzione Pasolini trova in questo però qualcosa di positivo, è un mondo che ha una sua genuinità, una sua sincerità, un mondo nuovo, libero, una vampa, un fiato, cioè non viene sconfortato da questa immagine, e questa realtà è umile, sporca, confusa ma immensa, cioè ci può essere di tutto, può nascere di tutto da questa specie di amalgama. Brulicavano questa periferia meridionale, brulicavano le persone, erano tante le persone che giravano in quelle strade. E dava un senso di serena pietà, bellissima stima, cioè c'era una sorta di solidarietà umana però in questo paese. Queste persone abitavano in questa borgata, erano segnate da una vita dura, però avevano una solidarietà, era il classico quartiere dove tutti si conoscevano poi alla fine: dove c'era il pizzicagnolo, dove si andava, il salumiere, il negozio, il bar, il, i tabacchi, dove c'era una piccola comunità che facendo parte della grande Roma però aveva una sua identità. Con una sua parlata probabilmente, Pasolini tornerà spesso sul parlare, il dialetto, eccetera. E Lui stesso dice: Diventavo un'anima dentro di me, questa realtà cittadina, che non era solo mia, e la mia piccola anima si perdeva in questo mondo sconfinato della borgata, fatto di tante persone. Immaginiamo che le persone che vivevano in quella borgata non erano come Pasolini, perché Pasolini è già un grandissimo poeta anche se ha una vita povera, di supplente eh, alle scuole medie, eh, però è una persona che ha una grandissima cultura, è in contatto già con alcuni grandi poeti italiani, ne ha conosciuti alcuni importanti a Bologna quando si è laureato, fra cui fra tutti Roberto Versi, Roberto Versi che per inciso è stato il primo che ha scritto dei versi per le canzoni di Dalla, peraltro di Lucio Dalla. Quindi c'era qualcosa di vivace, di vivo in questa periferia, nella sua povertà, anzi proprio per la sua povertà. Nutrita dall'allegria di chi amava, questa borgata era nutrita dall'allegria di chi amava, e quindi anche la mia anima si nutriva di quell'allegria, anche se magari non ero riamato, nessuno sapeva chi ero. Attenzione: Destino terribile di Pasolini. Pasolini, giovane, si affaccia alla vita in una borgata di Roma e troverà la morte in una borgata degradata verso Ostia, vicino a Roma, nel giorno del suo omicidio, alla fine della sua vita. E tutto si illuminava a questo amore, forse ancora di ragazzo, eroicamente e però maturato dall'esperienza, e quindi parla di se stesso come forgiato da questa vita nella borgata. Questa fase giovanile rimarrà sempre una grande nostalgia in Pasolini. Pasolini avrà nostalgia di questo mondo che va scomparendo rapidamente. Io personalmente l'ho vissuto, come quelli della mia generazione, negli anni 60. In Italia rappresentavano un mutamento radicale. Io ricordo quando ero piccolino, alle elementari, alle medie, se facevo una passeggiata fuori dalle città. Io non abitavo allora a Bologna, abitavo in Piemonte, a Vercelli, io trovavo immediatamente le risaie, ancora dei buoi con l'arato, c'erano certe frazioni che non avevano la luce elettrica. Nel giro di pochi anni, un decennio, da fine degli anni 50, fine anni 60, l'Italia cambia profondamente. Eh, il cosiddetto progresso americano arriva in Italia in, massicciamente: tutte le case si riempiono di elettrodomestici, tutti vogliono eh, cambiare l'arredamento delle proprie case, buttare via i vecchi mobili e farsi mobili nuovi, come si diceva appunto all'americana. Eh, C'è un arricchimento molto notevole in Italia, uno sviluppo industriale molto forte che trasforma in un tempo relativamente breve la società italiana d'antica società agricola dove i mutamenti avvenivano poco alla volta, rari e sporadicamente, in una società in cui i cambiamenti sono rapidissimi. Il segno di tutto questo è il fatto che tutti cominciano ad avere un'automobile che prima potevano avere solo i più ricchi o i più privilegiati, la mitica prima 500 la Fiat costruì come macchina per tutti, popolare. Tutti giravano in automobili, tutti avevano la Vespa, tutti, la, tutti andavano, si moltiplicavano le sale cinematogra cinematografiche, incominciavano le trasmissioni televisive, il televisore non era più un appannaggio di pochi ma entrava in tutte le case come frigorifero e quindi una grande industrializzazione. Questo cambiava radicalmente i costumi. Da una società contadina in cui c'erano ancora i dialetti molto forti, antiche, millenarie tradizioni, diventa una società in tumulto come quella che poi tutto sommato conosciamo oggi. E in particolare alcuni strumenti come la radio, la televisione, un certo tipo di stampa popolare, incominciano a emarginare il dialetto. In realtà hanno già cominciato i fascisti, durante il periodo fascista, a far considerare i dialetti come una cosa di serie B, mentre tutti dovevano parlare italiano no? per unificare l'Italia. Ma questo processo si completa durante gli anni 50, 60, con la società industriale, dove si pretende che ci sia una lingua unica. Quindi il dialetto incomincia a diventare marginale. Tante tradizioni, quindi anche linguistiche, dell'Italia, che è ricchissima di parlate locali, incominciano a perdersi. Tutto questo Pasolini lo nota già in quegli anni e ci ritornerà sempre nella sua vita fino alla morte, con una sorta di grande nostalgia, quindi è vero lui era vissuto povero in quelle borgate di Roma, le aveva addirittura celebrate, cantate nella sua poesia e nella sua raccolta più famosa Le Cenere di Gramsci e anche in altre, in altre raccolte poetiche, però si trova a un certo punto di fronte un'Italia profondamente cambiata, Roma stessa profondamente cambiata. E Secondo, e Pasolini ha come una sorta di nostalgia per quel mondo. Quali sono le cose di cui ha più nostalgia Pasolini? Da un lato questa vita, che pur essendo parte di una grande città era una vita istintiva, naturale, dove tutti appunto si conoscevano ed erano solidali fra di loro, questa è una grande nostalgia, ha nostalgia di una certa sacralità che non coincideva necessariamente con una fede religiosa. Pasolini è un uomo che eh, si proclama ateo e non credente, ma ha il senso del sacro. Il sa la sacralità della religione viene via via meno, come tutte le tradizioni popolari. I dialetti che vanno diminuendo, scomparendo, diventando limitati nel loro uso, soppiantati da questo italiano medio che Pasolini non amava. E eh, naturalmente. Eh, anche le, i costumi, le abitudini diventano tutte uguali. E Pasolini va coniando negli anni 60, una, anche prima anni 70, una parola che traduce in italiano una cosa che già c'era nei movimenti del 68 in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, eh, cioè parla di omologazione, no? Eh, Marcuse e altri filosofi hanno parlato in alto modo, di, 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 di comunque di massificazione dell'identità dell delle persone, lui parla di omologazione. Cosa vuol dire? Tutti, le persone tendono a comportarsi in modo simile, le, le vecchie tradizioni perdano senso, non c'è più un'identità, c'è un'unica identità, no? Eh, appunto nel 68 americano si parlava di Marcuse, scrisse un libro famosissimo. Il filosofo del ribellismo dei giovani d'allora: L'uomo ha una dimensione. Tutto sommato, Pasolini traduce in italiano te, questo, questo termine, cioè parla di omologazione, tutti sono omologati. Parola che ancora oggi è usata ed è stata inventata, tra virgolette, da Pasolini sostanzialmente, con quel senso. Cioè si perdano tutte le abitudini, le, le, le grandi tradizioni, tutto viene unificato, siamo tutti massificati in un unico modo. Quindi tutto questo viene visto da Pasolini come una terribile perdita. Perdita culturale, perdita di valori arcaici che avevano un senso. Attenzione, attenzione, non è che Pasolini sia uno che ami il passato da vecchio conservatore, l'opposto. Lui pensa che bisogna andare avanti, lui crede nell'emancipazione delle persone, non vuole certo più che abbiano fame, quindi nel, il progresso ha i suoi vantaggi, ma non vuole che in questo progresso si perdano le cose più significative che il passato ci ha lasciato. I valori culturali della letteratura, certamente, della nostra grande tradizione culturale, ma anche i valori più della tradizione popolare più ricchi, più significativi. Badate, è quello che si sta facendo adesso, eh? Quando voi sentite che il tal contadino riscopre questo tal formaggio nella cucina, soprattutto oggi nei vini, quando sentite che certi giovani si organizzano in cooperative per ritrovare quell'antico sentiero di montagna in cui portare i turisti, quando sentite quest'idea di ritrovare una natura biologica, oppure quando sentite, perché no, i discorsi della, di questa bravissima giovane Greta Thunberg che ci dice che dobbiamo salvare l'ambiente e tornare a trovare un equilibrio tra uomo e natura. Sono poi dette in modo contemporaneo le cose che diceva Pasolini allora. Ritrovare quell'equilibrio che avevamo perso. Questo non vuol dire rifiutare il progresso, non vuol dire che le persone devono tornare ad avere fame o che ci debbano essere le divisioni sociali gravissime che c'erano allora. Pasolini stava dalla parte dei poveri, dei proletari, non dalla parte dei ricchi. Però vuole che tutto questo non voglia dire perdere la propria identità. E quindi si apre un dibattito molto interessante tra gli intellettuali italiani scatenato dalle posizioni di Pasolini. Cioè, eh, per esempio, Italo Calvino, l'altro grandissimo scrittore del Novecento, era invece più ottimista su una lingua media italiana che poteva unificare gli italiani e si apre un dibattito molto forte, per esempio, sui dialetti. Eh? È una cosa molto interessante che oggi sta tornando di attualità. Noi siamo a Bologna, una città che ha, dove praticamente il dialetto viene conosciuto da pochissimi e parlato da pochissimi, noi usiamo dei modi di dire il dialetto, usiamo delle parole dialettali, ma non riusciamo più, se non dei vecchi anziani, a fare un discorso continuato in dialetto bolognese, che è un dialetto peraltro bellissimo e che Dante celebrava nel 300 come uno dei dialetti migliori della, della cultura italiana. Però noi a Bologna i bolognesi hanno perso la conoscenza del dialetto. Questo vale per altre realtà. Perché i dialetti sono lingue, eh? sono lingue. Ci sono zone d'Italia dove la lingua dialettale è rimasta molto forte, la Sicilia, il Veneto, la Campania. Ci sono zone più industriali e di passaggio come la Lombardia e l'Emilia dove queste cose si sono un po' perdute. Già allora Pasolini sollevava il problema. Certo, ci vuole una lingua parlata da tutti, che è l'italiano standard che allora si cominciava a parlare da parte di tutti però ci vuole anche il recupero di certa ricchezza e sfumatura bellissima che hanno le parlate locali. Pensate che allora, io me lo ricordo bene, quando ero giovane, le, 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 i cosiddette, le cosiddette serie televisive di allora che si chiamavano sceneggiati, gli attori dovevano parlare senza nessuna sfumatura dialettale e in un italiano perfetto. Oggi, se voi vedete una qualunque serie TV fatta dalla RAI, ambientata in Italia o da Netflix o da qualunque piattaforma, vedete che lo sforzo invece degli autori è l'opposto. Per rappresentare la realtà italiana si cerca di rappresentarla con le parlate locali. So, è un italiano, ma un italiano col, declinato secondo quanto viene detto in quello Se parla un romano, parla un romano che è romanesco. Se vedete le serie del commissario Montalbano, Montalbano parla mezzo siciliano e mezzo italiano. Se vedete le cose ambientate a Napoli, quasi tutti gli attori parlano un italiano pieno di espressioni dialettali eh, napoletane, addirittura in Gomorra. Saviano, soprattutto nella serie televisiva, fa usare un dialetto napoletano della periferia quasi incomprensibile. Tant'è vero che Sky, quando mette in onda le serie di Gomorra, usa i sottotitoli, perché a volte è quasi incomprensibile all'italiano medio e anche al napoletano comprendere quel dialetto. C'è cioè, una rivalutazione delle nostre radici locali che non vuole negare affatto l'importanza di una lingua generale. Ma il suo discorso era legato al fatto che si stava perdendo identità. Altro tema era quello del sacro, della sacralità, su cui torneremo un po' poco più avanti. Cioè il fatto che si può essere religiosi o non religiosi. Ma, per esempio, Pasolini negli anni '70 si scandalizzò moltissimo per una cosa molto semplice: cioè il fatto che c'era la pubblicità di un famoso jeans che allora andava di moda, si chiamava Jeans Jesus, Jesus Gesù in inglese. E però questa eh, si vedeva il sedere di una bellissima modella avvolta da questo jeans molto stretto eh, con un scritto appunto seguitemi, eh, vedete seguite che è una frase del Vangelo applicata quindi una frase blasfema per un credente, di cui neanche la Chiesa si era accorta e quindi Pasolini dice, vedete, il sacro si è così perso il senso del sacro e il consumo, il consumismo commerciale ha così prevalso che neanche i cattolici si accorgono che quella pubblicità no? applicando Gesù al sedere di una modella e dire venite, seguitemi secondo quello che Gesù dice al Vangelo, non si accorgono neanche che è blasfema. Eh, lo notavo in questi giorni in una canzone in questi mesi, in una canzone molto popolare, mi sembra di Levante, non vorrei sbagliarmi, in cui lei per esempio. Usa questa espressione parlando del suo cuore straziato d'amore, prendetene e mangiatene, che è una delle espressioni chiave della Messa quando si parla del cuore, quando Gesù eh, disse ai Suoi Apostoli: prendete e mangiate, questo sarà il mio corpo dato in sacrificio per voi. È entrato in una canzone pop, molto bella, peraltro, ma con un significato completamente diverso: Prendetene e mangiate, che è una frase evangelica, viene usata in una canzone. Eh, molto popolare trasmessa a tutte le radio. Quindi, vuol dire che il sacro ha perso questa sua dimensione e anche il non credente si sì, ha nostalgia di questo. Perché perdere la nozione del sacro e bruciarlo sulla tavola del consumo vuol dire perdere il mistero delle cose. Non c'entra essere religiosi o non religiosi, cattolici o non cattolici, islamici o non islamici, vuol dire aver perso il senso di ritualità più profonde, di agganci con la realtà. Pasolini, appunto, in questo, per esempio, rammentava la perdita del sacro e quindi aveva una grande nostalgia anche del mito greco antico, delle grandi tradizioni mitiche. Ma per dire come Pasolini avesse tante sfaccettature, mentre da un lato voleva che gli eh, era un letterato, uno scrittore, un poeta, vuole sperimentare tutto, però, quello che c'è di nuovo. Non è che guarda al passato, nostalgicamente si ferma. Vuole che il mondo vada avanti, però vuole anche che le cose migliori di quel passato non se ne perda memoria. E quindi anche in letteratura sperimenta altre cose. Non è solo poeta, ma incomincia a scrivere romanzi. Una vita violenta, ragazzi di vita, che sono, fatto, Pasolini è uno dei, degli autori italiani che ha avuto più, più denunce in tribunale e ha dovuto sopportare più processi. Ragazzi di vita e una vita violenta sono naturalmente scritti in, eh, anche lì sperimenta, per, insieme a Carlo Emilio Gadda, Pasolini è uno dei grandi sperimentatori della narrativa italiana, perché scrive in un italiano romanesco. Tanto che lui va apposta proprio per rappresentare quel mondo delle borgate che si era un po' perduto e dove racconti il degrado, la violenza, la difficoltà dell'esistenza di questi giovani eh, che vivono ai margini delle, della, della, della società romana e italiana del tempo. E scrive quindi questi due romanzi molto famosi che furono però incriminati. Pensate, allora si andava in tribunale per un romanzo che aveva delle allusioni all'omosessualità o, o al sesso, cose che per noi oggi sarebbero inconcepibili, lui però ha dovuto subire processi e umiliazioni pubbliche per aver osato sfilare delle convenzioni. E scrive, quindi si cimenta anche nella narrativa e continuerà nella sua vita a scrivere altri romanzi, in italiano, anche Teorema, e, e, questi, e quindi ha, ha questo gusto della narrazione, come scriverà anche importanti testi teatrali. Tradurrà dal greco, dal greco delle tragedie greche, Soprattutto la, la, la trilogia del, dell'Orestea. Dell Quindi, que, vedete quanti, su quanti campi si cimenta. Dietro tutta questa ansia di sperimentazione, questo suo desiderio di sperimentare la poesia, il romanzo scritto non in italiano, ma italiano-romanesco, eh, scrivere eh, di varie situazioni ai margini del mondo, eh, sperimentare forme nuove di, di letteratura. C'era un grande problema, di cui finora non ho parlato, irrisolto e tragico per allora per Pasolini, cioè la sua omosessualità. Un conto essere gay oggi, i diritti, bene o male, in qualche, con grandi battaglie sono stati acquisiti, i diritti civili, siamo addirittura arrivati per fortuna in Italia, come in altri paesi, alle unioni civili riconosciute. Allora essere omosessuali era una cosa, nel dopoguerra, durante il fascismo, e poi nel dopoguerra, gravissima, si correvano rischi grandi. E Pasolini, che fu subito riconosciuto come omosessuale fin da quando era giovane in Friuli, dovette subire umiliazioni e, e anche persecuzioni giudiziarie per, da questo punto di vista. E anche i suoi romanzi e le sue scritture romanzesche erano un po' incriminate perché alludevano a questa dimensione. Quando venne a Bologna, io lo raccontavo prima degli amici, quando venne a Bologna nei primi anni '70, a un centro di cultura che c'era qui a Bologna, io andai a sentirlo, fra l'altro era, era un affabulatore straordinario, un, un, ho, ho avuto la fortuna proprio tra le prime file di questa conferenza che lui tenne, questa conferenza, questo incontro che lui tenne, a un certo punto una, un, un signore del pubblico, forse per provocarlo, ancora negli anni 70 era difficile parlare di omosessualità in Italia, eh? era un qualcosa che dava, dava un qualche timore insomma. Gli disse, ma cosa ha rappresentato l'omosessualità per lei e lui ha risposto: è stata la tragedia della mia vita. Quindi oggi che si parla tanto di diritti no, di LGTB, di, di, di del riconoscimento dell'identità o differenza dei generi dei diritti dei, dei gay eh, come cose che devono essere ormai affermate, allora per Pasolini erano la tragedia della sua vita, lui ha subito moltissime. Eh, attacchi per questo, perché nelle sue opere, specialmente narrative e poi come vedremo cinematografiche, questo tema è presente e quindi non passava inosservato, destava scandalo. Questo è un altro tema che lo pone all'avanguardia, cioè non aveva paura di raccontare non solo e non tanto la sua omosessualità, ma di farne parte della sua ispirazione artistica. Certo, l'omosessualità era sempre esistita, soprattutto nel mondo dell'arte, però avere, trovare una persona che coraggiosamente affrontasse questo tema in opere letterarie e non avesse paura a parlarne nelle occasioni dovute, questo era, era anche questo un elemento straordinario di questa personalità strabordante che interveniva comunque, dovunque, che mano a mano si affermava come uno degli intellettuali com comunque di punta. La cosa incredibile è che benché queste cose fossero conosciute di Pasolini, nonostante la sua omosessualità, egli alla fine fu riconosciuto e, pur nelle polemiche, richiesto da tutti, apprezzato, era un punto di riferimento della società italiana. Detto per come va detto, non abbiamo dei personaggi così né in Italia né in altre realtà nel mondo contemporaneo. Voi giovani non avete di fronte oggi un, un personaggio cui vi posso dire ecco questo, assomiglia a Pasolini, perché davvero lui era testimone coraggioso di tante contraddizioni il mondo contadino antico, eh, l'omologazione, i gruppi industriali che prevaricavano e omologavano tutto, l'omosessualità, tutte cose, la perdita del sacro, tutti i temi che lui affrontava di petto nelle sue opere, da poeta, da scrittore, da narratore. Però, come vi dicevo, aggiungiamo un altro tassello. Era un uomo curioso, vi ho detto, eppure essendo legato a una certa tradizione eh, delle lingue, delle, delle culture, dei costumi, era però curioso del nuovo. Un esempio molto semplice, la televisione, come era, mai stava entrando in tutte le case, la, la, la vecchia televisione in bianco e nero che aveva un solo canale, poi ne aveva due, sì, alto come noi oggi che abbiamo solo l'imbarazzo e la scelta di usare qualunque piattaforma televisiva vogliamo, la mia giovinezza è stata segnata all'inizio da un canale e poi due, poi tre. Bene, Pasolini capì che la televisione era uno strumento fondamentale e che per parlare alla gente bisognava andare in televisione e quindi lui si faceva intervistare molto facilmente, per noi è una grande fortuna, se voi andate su YouTube oggi, se andate su RaiPlay, trova... allora c'era solo la Rai in Italia ai tempi di Pasolini, neanche le televisioni di Berlusconi, non c'era neanche Mediaset, voi potete trovare molte interviste, dichiarazioni Interessantissimo di Pasolini, è uno dei pochi poeti e scrittori italiani di cui abbiamo una ricca abbondanza di testimonianze, perché a differenza di altri intellettuali e scrittori snob che appunto guardavano la televisione un po' come un oggetto troppo popolare, Pasolini, che imitava il pensiero di Gramsci e voleva avvicinarsi invece al popolo e alla gente. E andava in televisione a dire verità scomode che nessuno in televisione di allora, che era una televisione molto rigida, riusciva a censurare. Lui diceva le cose come erano. È rimasta famosa una sua inchiesta fatta, mi sembra, alla fine degli anni 60, che è stata poi ripresa in anni più recenti, per dire da Fabio Volo, no? scrittore, dj famosissimo, insomma, che tutti voi conoscete, eh, con, con le stesse domande che faceva allora Pasolini, si chiama Comizi d'amore. Lui andò in tutte le spiagge italiane affollate d'agosto di allora e faceva domande molto imbarazzanti, e un po' indelicate sulla vita sessuale e sulla vita sentimentale degli italiani del tempo. Eh, uomini, donne, insomma, li intervistava. E venne fuori una trasmissione straordinaria per quell'epoca, che la RAI trasmise con molta paura, nonostante le persone rispondessero in modo ovviamente molto prudente, cauto, però fu una grandissima testimonianza antropologica dei costumi dell'Italia di allora. Cioè lui stesso si fece reporter televisivo. Pensate quanti interessi. L'abbiamo detto allora, poeta, romanziere, giornalista. Eh, eh, reporter televisivo e abituato a frequentare le trasmissioni televisive, a farsi intervistare non per narcisismo, ma per comunicare le idee che aveva da comunicare. Se aveva capito la potenza di quel mezzo, tanto che lui stesso si fece reporter di una trasmissione di rottura, che anche questa potete trovarla su iPlay e su YouTube, interessantissima: Comizi d'amore vi farà un po' sorridere perché vedrete un'Italia che sembra diversissima, specialmente nel, nel campo amoroso, sessuale, sentimentale, di quella che voi conoscete oggi. Ancora, naturalmente il grande fenomeno culturale italiano di quel tempo era rappresentato dal cinema, dai film. L'Italia è diventata celebre nel dopoguerra in tutto il mondo per il suo grande, la grande stagione degli anni, fine anni 40, prima anni 50, del neorealismo cosiddetto. Roberto Rossellini e Vittorio De Sica hanno fatto film che oggi sono studiati in tutte le accademie cinematografiche del mondo, di ogni paese del mondo. Ladri di biciclette di, felì, di, di De Sica, eh, Roma città aperta di, di, Fellini, di, scusate, di, eh, di, di Rossellini, poi più avanti le opere di, di Fellini, Otte Mezzo, eccetera, erano le opere più sono oggi le opere più conosciute della cultura italiana contemporanea e vengono studiate in Cina, in Corea, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Chi vuole diventare un regista, un operatore cinematografico nel mondo passa dallo studio dei grandi registi italiani del dopoguerra. Soprattutto la Triade, De Sica, Rossellini eh, Fellini. Quei film sono film che hanno fatto la storia del cinema. Se voi sentite i grandi registi co contemporanei, a cominciare da Woody Allen, ai grandi registi americani, inglesi, coreani, eh, cinesi, voi sentite che tutti citano questi nomi come i grandi classici della storia mondiale del cinema. Alla pari di Charlie Chaplin, di Charlotte. Bene, Pasolini che viveva a Roma ed era a contatto fin da giovane con questi ambienti, entra nel mondo del cinema all'inizio per guadagnare qualche soldo come sceneggiatore. Chi sono gli sceneggiatori nei film? Sono quelli che scrivono i dialoghi, quelli che scrivono la, la partitura, eh, che poi gli attori reciteranno. Quindi sono fondamentali per i registi. E allora era molto d'uso tra gli scrittori, anche abbastanza noti partecipare, guadagnavano anche molto, conveniva, come sceneggiatore ai film e quindi Pasolini aiuta i registi già allora famosi nelle sceneggiature dei loro film. A un certo punto lui stesso però si mette dietro la camera da presa e diventa regista, tanto che lui è conosciuto nel mondo, nella storia della cultura italiana, sia come poeta che come scrittore, che come famoso regista. E naturalmente fa dei film legati alla vita delle borgate, eh, Ragazzi di vita è un film straordinario, il suo primo film straordinario in bianco e nero con una colonna sonora di Bach in voluto contrasto con la vita degradata delle borgate. No? Quindi anche un cinema in presa diretta con la realtà. Però questa nostalgia del sacco la, la mette in campo in un altro film straordinario il Vangelo secondo Matteo. Cioè lui usa come sceneggiatura, come partitura, in, le parole del Vangelo di Matteo e ambientato nelle, gro nelle grotte di Matera. Tra, tra, tra una parte della Puglia e la, e la Lucania, nel, nel, a Matera, lui ambienta questa scabra, questa, questa, questo Cristo assolutamente fuori dagli schemi, in bianco e nero, non ha nulla del santino del Gesù Cristo tradizionale. In questo ribelle, sostanzialmente, che quasi come un tribuno declama le sue verità e le sue affermazioni rivoluzionarie, peraltro, come sono presenti nel Vangelo, e quindi un'opera un che scosse molto anche la cultura cattolica. Tanto che fu invitato dai frati di Assisi, ebbe una risonanza notevole anche nel mondo cattolico, perché, pur essendo un'opera che raccontava il Vangelo in altro modo, in un modo che dava vera voce alle verità profonde, rivoluzionarie e sovversive quasi del Vangelo. Quindi, anche questo tema, naturalmente come tutti gli studiosi cresciuti alla, alla, nelle università italiane e nella facoltà di lettere, era appassionato di lettere antiche, della cultura greca e latina e quindi mette in scena nell'amore suo antropologico per i miti antichi alcuni grandi testi che, fanno, che, che sono poi ripresi da tragedie greche, ad esempio le Re, eh, ad esempio altre opere che si rifanno alla tradizione dei, di, di miti importanti dell'antica Grecia. Fra l'altro, usando in due di questi film ambientati nel mito greco, la grande soprano Maria Callas, la più grande cantante di tutti i tempi, che diventa un'attrice prediletta di, di Pasolini e che sarà molto legata a Pasolini. Pasolini ha anche molti amici. In questa vita tormentata, però, non è un isolato, un solitario, lo possiamo capire. Scrive. Frequenta il mondo del cinema, va in televisione ed è amico di altri scrittori, anche quelli con cui è in polemica, come Calvino, però è amico. è amico soprattutto di Alberto Moravia e della sua sia della sua prima che della sua seconda moglie, cioè il Samorante e Dacia Maraini. Il Samorante e Alberto Moravia sono stati fra i fai maggiori scrittori del Novecento, ma anche Dacia Maraini. E con Alberto Moravia e Dacia Maraini fanno dei viaggi importanti nel mondo. Quindi anche Alberto Moravia, forse sarà l'amico che gli sarà più vicino. Fino alla fine, è amico anche dell'altro grande poeta romano di quei tempi, Sandro Penna, cioè ha una serie di rapporti intellettuali importanti con uomini di lettere, con registi, con autori, con una, con una soprano straordinaria che è entrata nella leggenda della musica come Maria Callas, che lui usa straordinariamente come attrice memorabile nei suoi film, ambientati nel mondo greco antico. Maria Callas era una greca, per intenderci, era una. Era una che rimase affascinata la società di Pasolini. Ebbero persino un singolare rapporto amoroso, lui omosessuale, con Maria Callas, tanto che ebbero anche una stagione di una sorta di loro grande intesa sentimentale. Questo a dimostrare come Pasolini sapesse giocare tanti registi, che per noi oggi sono magari scontati. Ecco perché è così d'avanguardia d'attualità e attualità dovete andare a rivedervi e rileggervi Pasolini: perché non c'è autore della nostra tradizione del Novecento che sia così vicino a noi e al, suo, al nostro gusto di sperimentare cose nuove come lui. Eh, io amo dire che se vivesse oggi sarebbe sui social, interverebbe a bastonare un po' tutti sui social. Sarebbe polemico, nelle, andrebbe alle trasmissioni televisive. Interverebbe eh, con gli strumenti nuovi che la tecnica mette a disposizione. Forse sare, divent, sarebbe diventato anche un bravo regista di qualche serie televisiva, avrebbe usato anche questo strumento narrativo perché gli piaceva. Amava la tradizione, ma come tutti i grandi di tutti i tempi, voleva giocarla in proiezione del futuro senza spaventarsi delle nuove tecniche o delle nuove forme che l'arte metteva a disposizione. Nel suo cinema infatti, verso gli anni 70, ci avviciniamo agli anni della sua fine, nel 75, lui eh, fa tre film, no? dirige tre film che lui chiama Trilogia della Vita, dedicati a tre grandi classici della letteratura sostanzialmente medievale. Nessuno avrebbe pensato che si potessero mettere eh, si potessero trasformare in partitura cinematografica, lui ce l'ha fatta. Ha messo in scena il Decameron di Boccaccio, ha messo in scena eh, I racconti di Canterbury, che è un'opera di Chaucer, che è un grande autore medievale inglese, e Le Mille e Una Notte, che sono l'opera araba persiana, eh, anche questa del tardo medioevo, che quindi tre opere dell'antica cultura, una inglese, una italiana e l'altra mediterranea araba, le ha messe. Opere lunghe, fatte di novelle, molto complesse, è riuscito a rappresentarle in questa sua reinterpretazione cinematografica. Ancora oggi di queste opere la migliore trasposizione cinematografica è quella di Pasolini. Andate a rivedervi se avete occasione Il Decameron di Pasolini, è una trasposizione geniale eh, delle cento novelle, non di tutte le novelle, ma di alcune novelle particolari del, del Deccanio con delle soluzioni eh, visive, grafiche e di rappresentazione delle novelle straordinarie. Non parliamo anche di Chaucer e delle mille e una notte che sono quindi la cosiddetta teologia della vita. C'è stato un momento agli inizi degli anni 70 quando, quando lui eh, eh, dirige queste opere che è come preso da una sorta di fervore vitalistico, vuole far vedere come la letteratura in queste opere sostanzialmente gioiose, in realtà piene di vitalità del mondo medievale, ci fosse la possibilità di un vitalismo nuovo, che faceva parte di, di questo Pasolini, se volete, che ha avuto un momento di ottimismo, di, di gioia di vivere, che però un po' alla volta si spegne, un po' per la sua omosessualità, un po' per la sua, come dire... Eh, per la sua, la sua capacità di osservare, si accorge che in Italia stanno avvenendo mutamenti molto grandi, rapidissimi e non tutti positivi. Per cui, eh, il Corriere della Sera, che era il quotidiano allora potremmo dire borghese più importante. Eh, è difficile fare un paragone anche con i quotidiani di oggi come Repubblica eccetera perché Corriere della Sera era un giornale allora diretto da un famosissimo giornalista progressista Pierottone ma era il giornale della buona borghesia milanese che tutti però leggevano tutte le persone di un certo livello sociale era il, gi era il giornale degli italiani sostanzialmente Corriere della Sera No, quando si dovevano avere, allora non c'erano i giornali online, naturalmente non c'era internet, non c'era niente, quando si voleva avere una visione della realtà, seppure eh, era il classico giornale dei signori in giacca e cravatta, degli uomini d'affari, ma anche delle, degli impiegati, delle persone, era il giornale che leggevano in tutta Italia, anche se c'era la parte importante di una cronaca legata a Milano, però era il grande giornale italiano, ancora oggi, insieme a Repubblica, è il maggiore quotidiano italiano, però allora davvero era il giornale dell'establishment, in quegli anni la proprietaria, che era una donna, un industriale d'avanguardia di, di, di Milano, e il direttore Pierottone decidono di aprire il Corriere della Sera anche a qualcosa di nuovo, eh, che, che fosse un po' dirompente, e affidano a Pasolini l'incarico ogni tanto di scrivere un fondo eh, eh, nella prima pagina o nella terza pagina, secondo l'argomento del Corriere della Sera. A ah, Peticeo, Pasolini incomincia a sollevare dei problemi di incredibile eh, radicalità, fra eh? l'altro, non è una parola chiusa a caso, in quegli anni si era avvicinato al Partito Radicale anche Pasolini, che era stato prima legato al Partito Comunista fino agli anni fino al 1956, ha una radicalità estrema: cioè abbatte i, i luoghi comuni, si è sempre controcorrente, per esempio. Allora, ci, 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 ci fu un importante eh, referendum in Italia per l'ammissione dell'aborto, no? eh, c'era una battaglia politica molto importante. E ehm, eh, Pasolini scrisse: Su Corriere della Sera un articolo di fondo, in cui se, mh, prendeva posizioni non contro l'aborto in sé, ma contro l'uso consumistico e l'abuso che si faceva di una questione così rilevante come la nascita di una vita. Cioè non è, attenzione, non è che Pasolini volesse ovviamente andare contro le donne o contro la loro condizione difficile, ma voleva far capire che questa cosa non poteva essere intesa come una cosa di consumo. Non era una cura l'aborto, era una, cosa, una soluzione estrema. Ed era una cosa che anche la sinistra, anche i pensatori più progressisti, dovevano cominciare a pensare nella sua profondità e nelle sue conseguenze. Quindi per dire, affrontava temi scottanti, i temi della prostituzione, cioè, non c'era tema che fosse all'ordine del giorno che lui non affrontasse, e spesso in posizione controcorrente. Per esempio, lui se la fece un articolo che fu discusso moltissimo: perché lui, rispetto ai sessantottini e agli uomini e ai ragazzi che protestavano, si schierò dalla parte dei poliziotti, che erano i figli dei proletari, dei più poveri. Dice: Ben paradossale, in Italia quelli che si ribellano, che vanno nelle piazze. Sono i figli dei più ricchi, in genere che hanno avuto una formazione universitaria, del liceo, eccetera. In realtà i poliziotti sono però i figli veri. E allora qual è? come risolviamo questa contraddizione? Cioè, questo scontro tra i figli dei proletari che sono poliziotti e quelli che si ribellano che sono a volte di condizioni di una. sono figli di una borghesia elevata. Come vedete, non stava mai, non era. Questi suoi articoli di giornale scritti su Corriere della Sera, rappresentano un unicum nella storia della letteratura italiana perché sono diventati un classico della letteratura e sono stati raccolti in un libro che si chiama Scritti Corsari, la parola corsari la volle proprio Pasolini, cioè corsari scritti fatti come un pirata quando entra a fare le sue invasioni in un terreno che non li è proprio, a fare, a fare rapine, a fare un po' di distruzioni. Lui faceva terra bruciata, affrontava di petto le questioni, non aveva paura di nessuno. Non aveva paura di prendere delle denunce, ne aveva così, prese così tante la sua vita. Quindi, tra gli anni 70 e 75, proprio fino alla vigilia della sua morte, lui scrive sul giornale più paludato d'Italia, quello Il Corriere della Sera, degli articoli dirompenti, ma scritti così bene, con uno stile così da grande scrittore, che oggi rappresentano un testo che io non solo vi consiglio di leggere, ma che rappresenta una sorta di antolo antologia della letteratura per l'efficacia con cui sono stati scritti. Cioè, lui scriveva un articolo e oggi questo articolo noi lo leggiamo come leggiamo le sue poesie o i suoi romanzi. Quindi è incredibile tutto questo, non era mai avvenuto prima. Quindi non scritti come un intellettuale che ragiona sulle sue piccole, sulle sue cose, le sue cose complesse, ma parlava di temi dirompenti e con uno stile assolutamente eh, fuori dal, dagli schemi usuali. Volevo qui accennarvi a un testo che vi è stato dato, vi è stato fornito probabilmente. Che appunto eh, scrisse su Corriere della Sera Pasolini il 14 novembre 1974, intitolato Il romanzo delle stragi. Pasolini chiuse un espediente letterario raffinatissimo, anche se è un articolo di giornale, un famoso articolo di giornale che circa un secolo prima, un, eh, poco meno di un secolo prima, il grande Émile Zola, il grande narratore francese, aveva usato in Francia per difendere Dreyfus. Il famoso affare Dreyfus, dove un ufficiale era stato accusato perché ebreo, perché, una certa, perché faceva comodo accusarlo di un certo tipo di reato, e Emile Zola lo fu decisivo nel, in questo processo perché uscì una mattina su un giornale tra i più importanti di Francia con cui collaborava Zola un articolo che è diventato celeberrimo perché incominciava con J'accuse e ogni tre righe Zola eh, riprendeva, jacuzzi, jacuzzi, accuso, lo Stato Maggiore francese, gli accuso no, questa ripetizione no, anafora quasi di... Una frase che incalzava e punto per punto dichiarava gli errori giudiziari che erano stati fatti in questo caso e de denunciava in quel caso, nel caso di Zola in Francia alla fine dell'Ottocento, gli errori, i gravi errori e le volute, eh, le, 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 le gravità di, che erano accadute in quel processo contro questo ufficiale tanto che fu cambiata poi la sentenza, dopo le accuse durissime che Zola, Zola aveva lanciato, lanciato in questo campo. Questo schema retorico, narrativo, viene ripreso in questo articolo famoso da, 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 da Pasolini. Era cominciata la stagione delle stragi in Italia, era già venuta la strage di Piazza Fontana a Brescia, a Bologna c'era stata la strage dell'Italicus. Non ci, eh, se, eh, Pasolini muore prima di vedere la famosa strage del 1980 alla stazione ma già c'era un clima terribile che si stava facendo qualcuno usava le stragi terroristiche, in realtà poi si è scoperto che erano i neofascisti, i neri per cercare di sovvertire la realtà italiana e cosa scrive appunto in questo articolo che vi è stato dato io so, cioè comincia con un leitmotiv come eh, Zola con Jacuzze, io so io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 69. Notate che allora nessuno sapeva, nessun processo era andato ancora a termine, ma lui provocatoriamente vuol dire in sostanza io so chi è stato. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974, io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti i diatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia sì, infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito due differenti, eh, anzi opposte fasi della tensione. Io so, il... e continuo con questa affermazione: io so, io so, io dici, so, io so. Lui poi riconduce la responsabilità alla democrazia cristiana di allora e dice: A un certo punto: io so tutto, dice anche sostanzialmente chi sono i mandanti. Cioè lui accusava il gruppo dirigente della democrazia cristiana, che era allora il partito di governo in Italia, e scrive queste cose sul corriere della sera. Dice: Però io non ho le prove, non sono un giudice, sono un intellettuale. Ma come intellettuale ho il dovere di dire la verità sostanziale, che tutti sanno, ma non osano dire. Quindi accusa esplicitamente il partito di governo potentissimo Imparagonabile ai partiti di adesso per potenza e, e, e capacità di, 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 di governare, di essere stato connivente con questi atti terroristici per tenere il paese, il paese quieto e tranquillo e ancora se ne sarebbero viste di cose eh? perché Pasolini muore nel 75, ma la, 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 il 77, l'80 e gli anni successivi vedano atti di stragi ininterrotte. L'Italia è una striscia di sangue. Quindi Pasolini fa esattamente quello che Zola aveva fatto. Tanto tempo prima in Francia. Io so! E dice nomi, cognomi, dice le, io so, dice: Io non ho le prove, non sono un giudice, non è mia competenza, non, non sono la polizia, non sono un magistrato, però io so quello che. Eh, e quindi scrive, diventa un, è un grande scrittore anche mentre fa un atto di denuncia così radicale e così coraggioso da grande intellettuale. Quindi, solo da quello che vi ho detto, sono alla conclusione: che è passata la mia ora più o meno. Eh, voi potete capire che ci troviamo di fronte a un personaggio straordinario che oggi, di cui oggi avremmo un gran bisogno, un gran bisogno di un Pasolini per i nostri tempi di crisi, anche in questi momenti di pandemia, di difficoltà in cui tutti i valori sono sovvertiti, di uno che sapesse mettersi in gioco a tutti i livelli, a livello personale, sulla sua vita privata, a livello di intellettuale, a livello di artista. Sperimentando la poesia, di cui è stato soprattutto, lui è stato sempre un grande poeta, ha scritto poesie fino alla fine della sua vita: di narratore, di regista cinematografico, di uomo di televisione, di appassionato polemista che polemizzava e prendeva posizione contro, non per il gusto di prendere posizione contro, ma per smascherare le ipocrisie del suo tempo. Su tutti gli oggetti di dibattito interveniva sempre a fondo tanto che appunto i suoi scritti polemici sono diventati un classico della letteratura italiana. Gli scritti corsari di Pasolini sono un classico della letteratura italiana, anche se scritti sul momento. Quindi capite che la letteratura per Pasolini era una materia viva, incandescente, non era un oggetto da, da studio, da antologia scolastica, era una cosa che voleva dire vivere e interpretare il passato. Come vi ho detto, la grande sua nostalgia di un certo passato, ma vivendo nel presente e anticipando il futuro, di cui lui era però, su cui lui era pessimista sostanzialmente. Eh? E oggi eh, sarebbe forse, andrebbe d'accordo con tutti questi registi di fantascienza, eh, di mondi nuovi terribili che si vanno, che vengono raccontati nelle serie televisive, no? Pensate solo che so, a Dark, a Snow Piercer, a tante serie televisive nelle quali il futuro è visto con caratteri cupi. E Pasolini aveva quest'idea che forse andavamo verso un abisso. E giungiamo alla fine, alla sua fine, e la sua fine tragica sembra quasi l'emblema del Pasolini di quegli anni. Nel mille, una, una serata del 1975 lui si allontana per andare a cercare qualche avventura con dei giovani un po' malordi di, eh, di Roma. Vanno a finire con una macchina nella periferia di Roma, verso Ostia, eh, e lì viene consumato un delitto di cui non si è capito mai bene le dinamiche. Eh, si è autocusato un giovane, questo Pelosi, e in una lite che è successa tra lui e questi giovani, a un certo punto Pasolini viene travolto, schiacciato da una macchina. Gli passano sopra, dopo averlo stordito, probabilmente gli passano sopra con la macchina e lo ammazzano in questo modo. Poi questi scompaiono e di fatto si autoaccuserà di questo delitto un giovane Pelosi e non si è mai capito siccome in quegli anni Pasolini lavorava un romanzo che è rimasto incompiuto ma che è stato pubblicato e che è molto bello anche se incompiuto si chiama Petrolio perché stava indagando sulle trame oscure che c'erano dietro il traffico del petrolio e gli affari internazionali in questo senso. Qualcuno ha ipotizzato che c'era interesse a far fuori Pasolini Fatto sta che la sua vita si chiude tragicamente. Che sia stato ucciso per una lite tra omosessuali, sostanzialmente, eh, alla periferia di Roma, in quel modo così degradato, schiacciato terribilmente da un'automobile. Che sia stato ucciso perché quei giovani furono in qualche modo, come dire, fu aiutato. Fu, ci fosse un mandante che volesse farlo uccidere perché stava mettendo alla luce, dopo i suoi interventi in scritti corsari, delle verità scomode. Questo non l'abbiamo mai potuto appurare e non lo sapremo con certezza più. Sicuramente, però, ha pagato con la vita questo essere sempre ai margini, non solo al centro. Lui era uomo più uno degli uomini più famosi d'Italia, celebrato anche all'estero. Aveva vinto non so quanti premi letterari, aveva vinto premi cinematografici. Era in amicizia con i grandi intellettuali, i grandi artisti, come abbiamo visto, dopo questa giovinezza dura e faticosa, finalmente si era fermato nel mondo dello spettacolo. Ma non era mai stato tranquillo, non si era mai accontentato. Se doveva intervenire in televisione era per fare polemica, per, per dire cose scomode in televisione. Se doveva scrivere per il Corriere della Sera non faceva un articolo di cultura astratta, ma parlava dei problemi incandescenti in quel momento in Italia. Nella fine della sua vita stava lavorando a un romanzo petrolio che voleva indagare sui misteri dei traffici internazionali intorno al, 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 al petrolio in quanto tale. E aveva fatto un ultimo film molto terribile, aveva portato al cinema le 120 giornate di, eh, di, so, di so, Sodoma e in questo film c'è un pessimismo assoluto, anche lì. Quindi questo, questo personaggio davvero tragico nella sua esistenza. E morto cinquantenne era un bellissimo uomo, per noi un bel uomo, un uomo virile, sapeva, gli piaceva molto giocare a calcio, era un appassionato di calcio, praticava molti sport, aveva un bel fisico, quindi per noi è rimasto fisso nella memoria in questo, eh, così come oggi avrebbe più di 80 anni, invece ci è rimasto nella mente come un giovane, anche, anche se era cinquantenne era come un giovane coraggioso. Un intellettuale coraggioso, capace di affermare le proprie idee, ma anche di essere un amante assoluto dell'arte e della letteratura, anche della pittura, fra l'altro. Nei suoi film ci sono molte citazioni di quadri famosi, di autori del passato. Quindi, capite che quando parlo di Pasolini. Parliamo di qualcuno, oggi come, dove troviamo un personaggio simile? Non solo in Italia, ma anche in altri paesi, che abbia questa carisma, che abbia questa capacità di parlare a tutti, agli intellettuali come eh, alle persone di ogni ceto, che sappia sperimentare più generi letterari, che sappia mettersi dietro una macchina da presa e fare dei capolavori di film. Quindi credo che già oggi possano accedere a Pasolini. Per fortuna lui ha consegnato molte cose anche al visivo. Si possono vedere le sue interviste, si possono vedere i suoi film, si possono leggere ovviamente i suoi testi che i vostri professori vi consiglieranno, eh, i suoi romanzi, la sua raccolta di poesie La Cenere di Gramsci, i suoi scritti polemici, scritti corsari. Io credo che troverete non un autore del passato, ma un autore che è molto vicino anche a certi spiriti anticonformistici, ribelli che i ragazzi di una certa età hanno. Lui è rimasto sempre fino in fondo un ragazzo che in qualche modo, pur amando il passato, voleva però conoscere il futuro e andare contro i luoghi comuni. Questa sorta di adolescenza che ribelle che, non, che aveva sempre dentro di sé, per cui adorava un mondo contadino, ma intanto amava servire gli strumenti nuovi dell dell'arte e le nuove forme di comunicazione gli consentivano di usufruire. Quindi diciamo un grande classico della letteratura, Grande poeta, grande scrittore, conoscitore della tradizione italiana, ma che non sta dentro solo quei confini. Caso abbastanza raro in Italia: è un personaggio che ha saputo svariare su tantissimi, eh, tantissimi punti dell'arte contemporanea e, e quindi è un testimone di un tempo difficilissimo che forse non è ancora tramontato. Grazie di avermi ascoltato.